Madonna! Ciao. Che fatica! Ma che fatica! Ciao Marco, come stai? Stai? Guarda, barba lunga, vabbè, oggi l'ho spuntata un pochettino. Ci credo, ci credo. Siamo purtroppo chiusi in casa, è un dovere. Un dovere giusto stare in galera, ma è un dovere giusto per salvaguardare tutti, salvaguardare gli altri, cosa che tanti non fanno, purtroppo. Tony, innanzitutto grazie per aver accettato questa diretta, insomma è un Ma bellissimo. grazie a te per l'invito, è un piacere. Come stai passando queste giornate a casa? Come sto passando? Ti dico subito, sto passando che io non sapevo nemmeno cosa fosse un fornello. O meglio, la mattina mi facevo solo il caffè e vabbè, sto imparando abbastanza di cucinare ed è una cosa buona, diciamo, una cosa buona perché non sapevo fare nulla e invece un po' da solo, un po' anche con la mia signora che ogni tanto, tutti i giorni mi lascia perché deve fare i turni, lei lavora in ospedale, è una delle guerriere e dei guerrieri che ci stanno salvaguardando e quindi ecco mi sto dedicando alla cucina, poi subito dopo quando non cucino sto un po' con mio figlio perché rimane con me, devo fare anche il babysitter a pieno ritmo e poi mi metto a studiare, a suonare, a fare qualcosa, ecco. Ecco Tony, oggi lo scopo di questa chiacchierata, insomma, è ripercorrere un po' la tua carriera e di giocare un po', di scherzare, insomma. Io inizierei dicendo che tu, insomma, la tua carriera la inizi negli anni Ottanta facendo parte della fanfara dei Bersaglieri come flicornista, giusto? No, hai No, sbagliato ecco, qualcosa. correggimi se sbaglio, ovviamente. Allora, vabbè, inizio il conservatorio nel 75 e nello stesso tempo facevo anche ragioneria, casini a casa perché non volevano assolutamente che lasciassi ragioneria per dedicarmi alla musica e andare in conservatorio, poi sai, vabbè, genitori che vogliono che i propri figli, insomma, fanno ingegneri, medici, insomma, dire io voglio diventare un maestro di musica è stata una tragedia, però. Poi hanno accettato diciamo, la cosa e ho cominciato a frequentare il conservatorio nel 75 e nello stesso tempo facevo anche ragioneria e anche liceo musicale. Allora, e Successivamente poi. però ti ingrandisci, insomma, fai parte subito delle grandi tournée insieme a grandissimi artisti, poi Sì, quali. ecco, volevo dirti ecco, il fatto della fanfara. Arrivo alla fanfara perché poi. Non mi sono diplomato, o meglio, ho preso solo il diplomino di solfeggio, non mi sono diplomato, perché andai in Australia dopo 4 anni di frequenza, al quinto anno andai in Australia per un matrimonio di una mia parente, di una mia cugina, diciamo parente stretta da parte di cugina stretta da parte di mio padre, e lì il conservatore mi lasciò il nulla osta anche per un mese per andare in Australia. Però sono andato lì per un mese, ma mi sono rimasto lì 6 mesi e 2 giorni, quindi. Salta il rinvio militare, ritorni, faccio il militare, non mi diplomo, ma non mi diplomo per il semplice motivo perché quando andai a fare il militare, ecco, feci parte della fanfara dei Bersaglieri di Goito di Milano, la prima fanfara di leva che ci voleva minimo il terzo anno di conservatorio per far parte di questa fanfara. E lì mi fecero fare 2 mesi di corso per flicornista e suonavo il flicorno contralto, come. Il famoso Cec Mangioni, ecco, il grande flicorno di Cec Mangioni. E finito il militare, ho cominciato i tour, cominciai con questo, diciamo, tour professionale che venne chiamato dai Polaris qui di San Benedetto dei Marsi, che allora loro stavano già in tournée con Rita Pavone, e io andai a sostituire il chitarrista perché morì il padre di questo chitarrista, di Vincenzino Reglione, grande amico mio, e quindi poi da allora è iniziata la mia vita professionale. Da lì Rita Pavone, Napolitano, Umberto Napolitano, Giuli Russo, Lena Biolcati e tanti altri, vabbè, penso che hai letto qualcosa Fiordaliso, Davide Baldambembo, Fiordaliso, le mando un bacio particolare perché non è. Dario Baldambembo. Dario Baldambembo, sì. Il più grande tour della mia vita io l'ho fatto con Dario, perché Dario era un musicista, ma non musicista di più. Dario aveva nel cassetto tante cose che non ha mai pubblicato, che ancora adesso penso che le ha,
ed è un musicista strepitoso. Il più bel burro l'ho fatto con Dario. A proposito di... hai nominato Giuni Russo. Giuni Russo è una grandissima artista che ci ha lasciati purtroppo un po' di anni fa. Sì. Giuni Russo, grande artista, Un'estate al mare, Tropicana, Mediterranea, Morirò d'amore, insomma. Ma che ricordi particolari hai? Allora ti dico subito, io con Giuni Russo ti dico subito, non ho fatto proprio un tour intero perché dovevamo fare questo tour, venni chiamato dal batterista che ha suonato con me per circa 10 anni, Gianpietro Jacobacci. Io l'ho messa nel curriculum, ma realmente non ho fatto proprio un tour con lei, perché iniziammo le prove, poi non so cosa successe tra produzione e lei, insomma ci fu un qualcosa per non far iniziare questo tour. E posso solo ricordare che lei è stata una grande, grande, grande artista, con una voce micidiale. Io la reputo la seconda voce dopo quella di Demetrio Stratos degli Area, perché faceva delle cose incredibili, Giuni. Ed era un animale del palco, ecco, ricordo anche tutti i filmati che avevo, già tutte le cose per prepararmi, perché Giampiero mi disse: guarda, preparati, perché lei è molto meticolosa, molto, quindi io preparai tutto appuntivo, tutta la situazione. Però in realtà il tour non partì, non ho mai saputo la motivazione, sono stati problemi tra lei e produzione, però ti ricordo solo un particolare per farti capire che tipo era, oltre alla sua bravura. Era anche una donna di carattere, molto carattere, e mi raccontava Giampiero, per farmi paragonare, prepararmi diciamo all'artista, mi diceva: Tony, ti ricordo solo un particolare, che nel tour dell'anno prima in Calabria c'era lei e Bobby Solo, al che nella stessa serata, quando lei arrivò sul posto, vide i manifesti lì del paese, come si usa mettere tutti i manifesti, e c'era il nome di Bobby Solo scritto in modo gigantesco e invece il suo nome piccolino. Dice Giampiero che arrivò sul posto, chiamò il presidente del comitato e gli altri del comitato, mandò a fare in culo tutti, si girò con la macchina e se ne andò. Quindi per capire che tipo era. Certo. Tony, tu inoltre fai parte della band Di Sei Come Sei, hai partecipato alle ragazze di Non è la Rai, Domenica In, insomma. Da 16 anni però, dopo la scomparsa del fondatore Franco Ceccarelli, sei leader della storica band di Equipe 84. Ti va di raccontarci come è nato il tutto? Avresti mai pensato di diventare il leader di una band così importante? Guarda, questa... mi fai una domanda molto bella e anche un po' abbastanza pesante. Sì, e quando veni chiamato per fare questo tour, veni chiamato dal maestro Massimo Di Rocco, che attualmente sarebbe il batterista dei Camaleonti. Massimo, perché io allora avevo appena fatto un sito, e tramite questo sito loro andavano alla ricerca di un chitarrista cantante e anche di età, diciamo, che facesse parte, diciamo, per quello che era inerente a Equipe 84. E quindi io fui il 78esimo, l'80esimo improvino, e mi fece questo provino a Pescara, dove poi sono stato scelto per questa Equipe 84. Ma prima di andare in questo provino, il maestro Massimo Di Rocco mi telefonò due volte. La prima volta la mattina, e io mai avrei pensato, ma anche perché io vengo da una cultura musicale insomma abbastanza corta, abbastanza, tu calcola, io vengo dai Genesis, dai Uriah Heep, Black Sabbath, Gene Jan, gli Area, Rovescio della Medaglia, Banco del Mutuo Soccorso, Balletto di Bronzo, quindi immagino un po' da che tipo di cultura venivo io. Sì, c'erano questi gruppi allora anche in Italia, Equipe 84, Cugini di Campagna, i Dick Dick, i Camaleonti, però non è che li ammiravo e li apprezzavo così tanto, perché facevo parte tutta di quest'altra fascia, tanto al punto che quando stavo in conservatorio, tu calcola, io studiavo i pezzi del Napoli Centrale, ecco perché sono un amante sfegatato di Pino Daniele, e il maestro ogni volta che entrava nell'aula mi faceva delle cazziate incredibili, perché mi diceva sempre: sei la voce più bella, perché in conservatorio, ti premetto, facevo chitarra da uditore,
ma il mio strumento principale era clarinetto. Quindi studiavo clarinetto in conservatorio e quindi anziché studiare musica classica studiavo i brani della procentrale. Quindi voglio farvi capire da che tipo di educazione musicale venivo io. E quindi quando poi sono stato chiamato dal maestro Massimo, la mattina mi ricordo, anzi io, mi ricordo che andai anche a suonare quella notte, mi telefonò di mattina prestissimo e vabbè, mi disse guarda così così così, abbiamo visto il sito per l'Equipe 84, guarda ci sono 60 date minimo garantite, sei assunto tutto di questo e quella, io gli risposi vabbè vediamo, boom, e gli chiuso il telefono. Dopo Addirittura. 4-5 ore nel pomeriggio mi richiama il maestro di Rocco e mi disse, guarda Tony, forse tu l'hai presa un po' così sotto guardia, che la cosa è molto seria. Si tratta di un tour, così c'è Franco Ciccarelli che porta avanti il nome dell'Equipe 84, perché l'Equipe, se hai visto un attimino la storia su Wikipedia, l'Equipe terminano il loro, diciamo, i loro quattro storici terminano il tutto nel 76, quando va via anche Alfio Cantarella, perché il primo andato via fu Maurizio Pannelli. Vandelli, poi Cantarella e da lì, boom. Da quell'anno, poi si ricomposero nell'81, fecero la super equipe, la nuova equipe, e comunque solo Franco e Victor Sogliani portarono avanti il nome, insieme ad altri musicisti, e portarono avanti questo nome. E quindi mi disse il maestro Massimo Di Rocco, guarda che è una cosa seria, così, così, così. Vabbè, nella telefonata mi disse, guarda che abbiamo sentito anche parlare molto bene del tastierista cantante Lorenzo Lanciotti. Grande amico mio, oggi con Lorenzo non stiamo in buoni rapporti, vabbè adesso non sono qui a spiegarti cosa è successo, ma per me rimane sempre l'anima amica e gli voglio un bene da morire, di tutto di più, vabbè. Per fartela breve, mi disse, guarda, abbiamo sentito anche, c'è un tastierista della tua zona, così, 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 Lorenzo Longiotti. Ma certo, sì, suona con me, quindi suoniamo nei locali, quindi facciamo serate. Potresti avvisarlo? Va bene, anche io avvisai anche Lorenzo. E nello stesso, non mi ricordo se fu lo stesso giorno della serata o il giorno dopo, comunque andammo a Pescara, l'appuntamento fu a Pescara e lì si combinò il tutto perché, vabbè, andammo a tastare con mano e si combinò tutta la situazione lì, ma mai pensando di poter far parte dell'equipe, che poi mi sono innamorato tantissimo perché Franco Ceccarelli è stato un padre, un amico, un compagno di viaggio di tutto di più, un maestro di vita che non scorderemo mai, dei componenti che abbiamo fatto parte della band di Franco. E la sua grande aspirazione era quella che ci diceva sempre, lui appena entrato mi ha dato già possibilità di fare i pezzi solisti, brani solisti, ogni anno me ne faceva fare qualcuno in più, e proprio nell'ultimo anno, proprio nel 2012, già si parlava che nell'anno dopo lui voleva quasi lasciare, oppure veniva qualche volta per fare qualche ospitata per lasciare il tutto, tanto al punto che facemmo anche delle interviste in alcune TV, dove lui già pronunciava questo passaggio dell'equipe di Tony Meone, che sarebbe stato, diciamo, il Leader. fautore che racconta di tutto di più la storia, per quello che lui ci ha detto in Tony, ma seguito. ti faccio una bella domanda. Sì. Ma c'è una canzone degli Equipe 84 che tu nei tuoi concerti canti con particolare emozione? Una canzone che ti emoziona particolarmente? Ma le canzoni dell'Equipe che noi facciamo, guarda, sono tutte un'emozione, anche perché, ti spiego subito, nei posti dove andiamo, in qualsiasi posti dove io sono andato già dal 2005 con questa band, ti dico che c'è un pubblico, l'Equipe ha un pubblico veramente di grande sensibilità, è una band che ha scosso veramente tanto il cuore delle persone, i sentimenti delle persone, perché? Beh, diciamo che le canzoni Dico questo dell'Equipe. perché nelle piazze succede che in qualsiasi piazza la gente piange, rivive i momenti, ma dai piccoli ai grandi. E quando finiamo ogni sera un concerto, ci sono addirittura delle famiglie che ci vogliono far rimanere a dormire a casa, cioè per farti capire che tipo di pubblico. Poi ti premetto,
Gli anni dell'Equipe, dal 60 al 75, sono stati gli anni parallelamente con i Beatles, quindi Equipe 84 in Italia, Beatles in Inghilterra, due mega gruppi che funzionavano alla grande, il gruppo più importante pop che c'era allora. Certo. Quindi la gente è rimasta scossa, però ritornando ai brani, cosa posso dirti? I brani io li ho tutti nel cuore, perché sono tutti belli i brani dell'Equipe. Non ce n'è uno in particolare, forse ecco quello particolare che ogni volta che lo cantiamo. Noi abbiamo fatto un progetto e questo progetto l'abbiamo fatto nel 2014, uscito nel 2015, dove sono due CD, uno con 11 brani storici e l'altro con due inediti, e in questi due inediti c'è un brano, ecco, che adesso proprio in questi giorni stavamo rielaborando in studio, perché stiamo facendo anche un altro progetto adesso in studio, inedito, e l'altro invece è Il Maestro, un brano intitolato Il Maestro, dedicato totalmente a Franco Ciccarelli. È molto bella, perché l'ho sentita. E quel brano lì, ogni volta che io lo canto sul palco, lo dico con sincerità, io mi emoziono, a volte piango davanti alla gente, mi prende, perché la morte di Franco ci ha lasciati un po' scossi tutti quanti, tutti. Ecco, Tony, ti va di lasciarci con un... Ti chiederò poi se ti va di cantarci delle canzoni, ma prima di tutto un augurio a tutte le persone che stanno ascoltando questa diretta e che saluto. Che purtroppo sono costretto a stare in casa. Tu mi hai chiesto questa cosa, io avevo già preparato qui tutto. Io voglio dedicare, ma questo lo faccio veramente con grande cuore, voglio dedicare un brano, un pensiero, un abbraccio a tutte quelle persone che non ci sono più, per via di questo maledetto coronavirus. E su al nord è successo è una cosa terribile. Io ogni volta che vedo il telegiornale mi emoziono, piango, sto diventando più sensibile di quando ero bambino. Già l'ho detto pure altre volte questa cosa qui, e voglio fare un elogio grande 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 a Roby Facchinetti e a Stefano D'Orazio per il grande contributo con quel bellissimo pezzo che hanno fatto, Rinascerò Rinascerai, e anche per una hanno fatto anche una buona raccolta fondi riguardo questa cosa qui per Bergamo, ed è veramente una grande cosa. Come voglio fare anche un grande elogio a tutte quelle persone che sono i guerrieri attualmente, che stanno salvando e stanno facendo tutto, rischiando la vita, compreso anche la mia signora che lavora in ospedale, che sono dai medici, infermieri, agli operatori sociosanitari, a tutto lo staff delle pulizie. È un enorme elogio, va anche a tutti noi, perché anche noi stiamo facendo un sacrificio enorme, perché chi rimane a casa è un altro guerriero, perché non è facile, ma l'importante è capire, bisogna restare a casa, e vedremo che ce la faremo sicuramente a uscire da questa pandemia maledetta. Grazie Tony, è vero. Vorrei aggiungere anche qualche altra cosa adesso, ma non è il caso. Ti parlo del nostro governo, delle nostre cose che non stanno funzionando. Per me non stanno funzionando, perché si potevano evitare tante tante cose. E vabbè, a breve ti faccio solo una piccola cosa. È come il fatto anche nostro, degli artisti, dei musicisti, dove questo governo se l'è cantata e suonata. In primis il nostro rappresentante della cultura, il signor Franceschini, che secondo me, guarda, io non lo so quello che merita, però come si fa a dare un rimborso a artisti che hanno fatto agibilità nel 2019 minimo di 30 concerti, ma questi non li hanno documentati nemmeno i grandi della musica, perché uno può vivere anche con 10 concerti, che vuol dire? L'importante è andare a verificare se questa gente lo fa per mestiere, mettersi in contatto con delle agenzie come quella che rappresenta noi, e vedere se noi siamo persone che lavoriamo in nero oppure no. Invece hanno fatto un taglio netto, perché se la sono cantata e suonata come vogliono, quindi chi ha dichiarato minimo 30 agibilità con 30 concerti nel 2019 hanno diritto ai rimborsi, chi non arriva a 30 concerti, siamo tutti barboni e tutta gente pezzente. Che non serviamo. Speriamo che... Ma per questa comunque il signor Franceschini e il governo avranno il tempo che trovano, perché
Speriamo che alcune cose vengano riviste, soprattutto. Certo, certo. Va bene, voglio fare questa dedica a tutte queste persone che stanno soffrendo e che stiamo soffrendo. La faccio è un brano dei Pink Floyd. Grazie. Il brano è Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui, dedicato a quelle famiglie che non hanno più un loro capo. Sempre emozionare particolarmente, purtroppo. Tony, ti posso chiedere un pezzettino inoino di Io in mente te, cavallo di battaglia dell'equipe? Io veramente vorrei chiudere veramente con questo piccolo medley, perché raggruppa un po' tutto, ed è veramente bello che noi lo facciamo sempre nelle ospitate, e fa così. Thank you.
coccole, ben bon, lei si voltò, ben bon, di coccole, ben bon, e a terra mi nella scala
penso, vado in mente te. Non so se hai visto, perché sono un amante delle canzoni. L'ho visto. Canzoni italiane abbastanza, sì. Di qualche epoca fa mi piacciono. Tony, che dirti, grazie. Ti ho fatto io l'applauso da parte di tutte le persone che ci stanno. Grazie Marco, grazie veramente. Speriamo di venirti ad applaudire e a cantare insieme a te nelle piazze al più presto. Te lo auguro, ve lo auguro. E speriamo che tutto passerà in fretta, sono convinto che tutto passerà. L'importante è che finisca tutto e finisca subito. Assolutamente. Così per riprendere anche soprattutto noi che non abbiamo diritto a qualcosa, perché anche noi siamo umani che abbiamo bisogno. Però esatto. Il governo ci ha condannato, oltre al coronavirus, ma non fa niente, andiamo avanti. Torneremo più forte di prima. Io ti saluto tutto il pubblico, i tuoi fan e tutti i nostri fan. I tuoi fan. Grazie di cuore, è stata un'esperienza grazie bellissima. Vabbè, ci risentiamo. Grazie a te, Tony, un abbraccio. Ciao Marco, e viva l'Italia, viva la vita. Sempre. Ciao. Grazie di questa chiacchierata. Ciao. Ciao.